Terza prova, lunedì 2 luglio. Riusciamo a mettere il rosso stasera? Il rosso? Sì, sai che l'altra volta parlavo di una luce che parte da destra. E un po', va con l'affanno e la fretta. Un lavoratore affaccendato. Che rubacchia fazzoletti e gomitoli. E si fa inseguire col furto in bocca. Come un commissario di polizia. Allora, non riesco a capire invece cosa fa lui perché non lo riesco a vedere. Che a me piace molto sempre il gesto, cioè il gesto non deve essere descrittivo, sì. Ma può essere un gesto che comunque arriva allo spettatore per un'analogia, per un eco, per un fatto razionale che noi decidiamo, per cui decidiamo di collegare il gesto alla frase. Sì, sui gesti, cioè il testo te lo dici nella testa. Adesso okay. Mi interessa che trovate qualcosa di corporeo, di fisico. Che rubacchia. Prova. La faccia. Che rubacchia fazzoletti e gomitoli. E si lascia sorprendere col furto in bocca. Esatto, brava. Esattamente così. Così sì, c'è una diversità, ma c'è anche una continuità. Quindi solo gesto, proviamo solo il gesto. Ok, Giuseppe dice l'ultima. Me ne persuasi, a poco, vedendo crescere questo. In casa mia. Quindi praticamente lui fa il balzo ed esce dal cartone nel momento in cui fa il balzo. Sì, e poi non so, è casualità così, è proprio l'altezza di testa. Quindi la tua testa si vede comunque da qua. Un lavoratore affaccendato. Cacciandosi in tutti gli angoli, frugando in tutti i buchi. E scrutando tutte le oscurità. Come un commissario di polizia. Come per pigliarsi spasso di noi. Che assalta imperterrito. Un pezzo d'uomo. E fugge spaventato. Avanti a un imbuto.